Ragazzi, live straordinaria, 700 persone fino all'una di notte, 948 persone in live, picco massimo. Grazie a tutti, ci siamo divertiti. Notizia non fresca di congelatore, Corriere della Sera, Inter, c'è offerta dall'Arabia Saudita. Ormai solo a Pechino i compromessi non accettano la realtà, ma ormai sono circondati. E vorrei dire solamente una cosa: chi tifa Pinco è un gobbo juventino, perché a questo punto che è venuto fuori che Oltria è il compratore, mi dovete dire quale tifoso dell'Inter può tifare ancora per Pinco e per Zhang, sapendo che ci sono gli arabi che vogliono comprare l'Inter. Quindi chi tifa Pinco è un gobbo mancato. Tra l'altro io voglio leggere un messaggio di un mio utente, mio, lo sento mio questo utente. Perché dice: siamo ai saluti, non si può fare impresa senza immettere liquidità e senza fornire garanzie. È chiaro che Zhang, per rifinanziare, ha necessità di fornire un ulteriore pegno e non può o non vuole farlo. Sta provando a convincere Oaktree a girare il pegno a Pinco, un tentativo puerile e ridicolo che non può non incontrare la ferma opposizione di Oaktree, che, come ovvio, prima di liberarsi di una garanzia, vuole indietro i suoi soldi. Qui stanno dicendo che Oaktree si è messa di traverso. Oaktree non può fare nulla. Se poi mettersi di traverso vuol dire riprendersi i soldi con gli interessi che ha prestato, quello è un altro discorso. La logica di Zhang è da magliaro da quattro soldi. La sostituzione di pegno non la si fa con un soggetto diverso da quello al quale hai già dato un pegno, altrimenti è circonvenzione di incapace. Cioè, Oaktree mi presta i soldi, sentite bene, ed in cambio ricevo una garanzia e un pegno X. Alla scadenza io non ho i soldi, si riferisce a Zhang, da restituire ad Oaktree, e gli dico che potrei restituirglieli solo se me li presta Pinco, e che Pinco me li presta solo se Oaktree gira il pegno proprio a Pinco. Quindi, così ragionando, Oaktree dovrebbe rinunciare al proprio pegno, e cioè alla propria garanzia, prima di avere i soldi indietro? Ma ragazzi, ma ci siamo per punti di cervello? Cioè, siamo alla vergogna più totale. È una vergogna questa situazione. Questo presidente non ha nessun parametro di sostenibilità economica. Questo presidente non ha nessun parametro di sostenibilità economica, se ne deve andare. Ora voi che tifate per Pinco, voi siete dei gobbi mancati, perché ad oggi mi dovete dire che senso ha tifare per Pinco, quando sapete benissimo che ci sono gli arabi. Oaktree ve l'ha detto in tutte le salse al compratore, a quelli che ora si stanno aggrattando ai vetri. Oaktree non fa nessun ostracismo, Oaktree vuole solamente i suoi soldi e Zhang non ha i soldi da restituire. Molto semplice. Ma l'abbiamo detto ieri sera, lo confermiamo: qualora entrasse Pinco non cambia nulla, perché ho con Pinco, con Oaktree, e lo stanno scrivendo i giornali economico-finanziari, o Pinco o Oaktree, il compratore è sempre lo stesso, la famiglia saudita. Non cambia niente, capito? Quindi spero vivamente che questi gobbi mancati, questi quattro depensanti che tifano per Pinco, vengano esclusi da YouTube. Ciao Inter.